Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna è ritornato protagonista con un documentario su Rai 5, Rosso Casentino, con la regista e autrice Lucrezia Lobianco, che ha raccontato delle comunità che qui vivono, da chi c'è nato a chi ha scelto di viverci dopo essersi lasciato alle spalle la città, una vera biodiversità umana. Un film che è stato presentato in Casentino ai casentinesi insieme alla regista. Dopo mille procedure ci siamo riusciti, siamo qui, abbiamo avuto tutte le liberatorie possibili, Rai 5 Casentino. Ho scelto di arrivare in autunno. Noi generalmente cominciamo a girare a settembre, quest'anno la stagione arrivava tardi e ho pensato il Casentino rosso secondo me è una cosa che non si può perdere. Perché è bello? E perché mi piaceva, perché ero venuta, perché ho attraversato queste foreste incredibili. Io l'avevo visto facendo un'altra cosa per UNESCO, perché una parte del parco è patrimonio UNESCO, noi lavoriamo anche su questo e quindi ero passata e ho detto no vabbè, ma io qui ci devo tornare. Io raccatto delle storie che secondo me sono interessanti. Molte volte la RAI, anche con altri programmi, è arrivata e ha capito forse la passione che c'è dietro. Lucrezia ha fatto di più, ci ha messo anche la sua, la passione, e è venuto fuori effettivamente questo sentimento guardando questo filmato. Sì, assolutamente. Oltretutto il fatto di aver scelto l'autunno è una scelta sicuramente vincente, perché tra le stagioni, diciamo che l'autunno è sicuramente quella più emozionante, quella che dà più sensazioni. Noi non resta altro che comunicare tutto questo e naturalmente in questo la RAI ci aiuta. Rai 5 con questo documentario molto emozionante ci ha aiutato in modo particolare a trasmettere non soltanto il bello ma anche quelle che sono le emozioni e quello che c'è dietro. E quando io vado nei posti, scelgo dei posti che non conosco, perché se vado in posti che conosco sono già tentata di raccontare delle storie che so, così io non so niente e arrivo. E poi comincio a sentire delle storie, quindi alcune ne tengo, alcune ne scarto. Ed è una scelta faticosa, perché io penso che ognuno, tanta gente abbia delle cose belle da dire, quindi fare questa scelta è complicata. La cosa che mi porterò per più tempo è una delle storie che ho raccontato, e forse la storia dei due signori che abitano nel parco del Casentino da sempre, diciamo così. Dall'area 52 che giù qui. Ah, e prima stavo la scuola dei parchi del verde. Avete mai fatto qualche viaggio? Io no, mai fatto. Mai andato in giro, mai. Io ho tanto tutta la cervia, che ti ha portato i miei, quanti i miei. Non sono tutta la cervia.